ragazzi e ciao ragazze, questo mese, visto che siamo ancora nei mesi invernali freddi, ho deciso di far parlare il nostro e il mio, no, e anche il vostro bioapicoltore, sulle proprietà del miele. Vedete se vi può interessare, perché è molto approfondito come ricerca, e quindi buon ascolto. Ciao, alla prossima. Buongiorno, ecco il nostro bioapicoltore, il signor Luca Bonizzoni. Ciao Luca. Buongiorno. Allora, parliamo un attimo di te e di tutti i tuoi mieli, per Bacco quanti sono. Innanzitutto, dove vivi? Allora, io vivo a Casteggio. Quando hai iniziato? Ho iniziato a fare l'apicoltore, ho imparato nel 79 e sono apicoltore di professione dall'83 e dall'86 sono a Casteggio. La zona di Casteggio. Allora, Casteggio è un posto di collina dove intorno all'azienda abbiamo le vigne, produciamo anche vino biologico, ma l'attività principale della nostra azienda sono le api. Allora, l'azienda è a Casteggio, però in realtà io a Casteggio ci sto abbastanza poco tempo, perché il nostro mestiere è portare le api in giro per l'Italia e produrre diversi tipi di miele. Quindi fra poco, in gennaio, portiamo tutte le api in Sicilia, perché l'inverno è più mite, le api possono lavorare, trovano qualcosa anche quando qui c'è il gelo, e in questa maniera le famiglie stanno più bene e in aprile ne lasciamo un pochettino per fare il miele di agrumi in Sicilia. Quando lo portiamo a casa stanno un pochettino di tempo intorno alla nostra azienda, quindi inoltre poi li facciamo il miele di acacia, li facciamo il millefiore di Oltrepò sulle nostre colline. Poi però, siccome vogliamo fare diversi tipi di miele, continuiamo a spostare le api in vari posti d'Italia. Quando mi chiedono che mestiere fai, io dico: io sono un ladro di miele e sono un autista di api. Eccola lì. Senti Luca, ma vedo che oggi hai portato per i nostri clienti, una volta all'anno Luca viene da noi a fare la dimostrazione di tutti i vari mieli, no? E tutti questi vasetti, no? Ci spieghi un attimino perché così tanti, eccetera? Beh, perché così tanti? Perché a Casteggio io potrei fare tre tipi di miele, l'acacia, millefiori e l'erba medica. Siccome i clienti chiedono altri tipi di miele, siccome a me non piace lasciare le api inoperose, quando a Casteggio non possono fare niente, allora le spostiamo e facciamo altri tipi di miele. Per esempio, le portiamo in Vassesia, e in Vassesia facciamo fra gli 800, i 600 e gli 800 metri il miele di tiglio, perché lì ci sono dei boschi spontanei di tiglio. Portandole più in alto, in Vassesia possiamo fare il millefiori che noi chiamiamo millefiori del Monte Rosa, che è un millefiori di alta montagna, e ancora più in alto, oltre i 1300 metri, possiamo fare il miele di rododendro. Ce ne sarà poco di rododendro, no? Perché so che la fioritura è breve. Allora, la fioritura del rododendro non è neanche brevissima, è anche abbastanza lunga. Il problema è che il rododendro finisce dai 1000 metri fino ai 2200 metri. E fiorendo così in alto, se non ci sono le condizioni ottimali per le api per lavorare, non riescono ad andarlo a prendere. Anzi, il problema del rododendro è che qualche volta prima lo fanno e poi viene un raffreddamento fortissimo, e per mantenere il calore della famiglia devono mangiarlo, se lo mangiano loro, quindi noi non glielo possiamo rubare, perché noi possiamo prendere il miele che vedete nei vasetti, è solo il miele che le api fanno in più, il sovrappiù di miele. Il grosso del miele le api lo fanno per se stesse. Quando riusciamo a fargliene fare di più, in modo che vada nel melare, nella parte di sopra dell'alveare, allora quello io possiamo portare via, e quello è il miele che vedete nei vasetti. E poi che altri tipi ci sono lì? Vabbè, poi portiamo le api in Liguria, in Val di Varno, nell'entroterra delle Cinque Terre, e facciamo un castagno della Riviera Ligure. Oppure nell'ultimo periodo della stagione le portiamo nel Parco del Ticino per fare la melata, l'unico miele che viene raccolto sulle foglie. E ma direi che ci siamo, abbiamo fatto più o meno tutti i mieli. L'erba medica mi ha detto tutti che è magnifica, come la caccia del re. Guarda che trasparenza che ha la caccia, la sto inquadrando adesso, è bellissima. Allora, è il miele più gradito dai bambini, cioè dalle persone, perché non altera il sapore di quello che stai
Vabbè, allora, noi i mieli li prendiamo dalle api e poi dopo è il cliente che deve decidere qual è il più buono. Certamente la caccia è quello più venduto, perché è un miele che rimane liquido, naturalmente liquido per tanto tempo, per cui è un miele che se uno lo vuole utilizzare per dolcificare è molto facile da mettere nel tè, nel caffè, è un miele molto delicato, altera poco il sapore della bevanda, per cui è molto indicato per questi scopi. Quasi tutti i mieli cristallizzano, ecco, certi cristallizzano rapidamente, quindi nel giro di 28 giorni una luna sono già cristallizzati, oppure nel giro di 3 mesi sono già cristallizzati, altri come la caccia, il castagno, la melata cristallizzano anche in un anno o in più di un anno. Siccome ogni anno noi portiamo nei negozi, quindi anche qui, e ai consumatori i mieli nuovi, il consumatore è abituato a vedere la caccia, il castagno, la melata sempre liquidi, certo. Ma non è il loro stato naturale. Il loro stato naturale inizia liquido e muore cristallizzato. E il fatto che il miele cristallizzi è un segno di naturalità. Certo. Quando troviamo del miele che è sempre dolce, un mille fiori, un eucalipto sempre dolce, dobbiamo insospettirci, perché quel miele è sicuramente stato scaldato. Ecco, infatti volevo arrivare, giusto per concludere, alla storia del calore a cui vengono sottoposti alcuni mieli, specialmente di importazione. Allora, il miele nell'alveare sta intorno ai 28 ai 35 gradi, una temperatura ambiente dell'alveare. Quando noi lo straiamo circa quella temperatura, perché è fluido, per cui può correre nello smilatore, nei tubi, eccetera, poi dopo naturalmente cristallizza. Noi lo conserviamo in una cella in cui c'è una temperatura di cantina non fredda, in cui c'è semplicemente una temperatura fresca, e quella è la condizione migliore per il miele. Lì si conserva per tantissimo tempo. Tantissimo tempo vuol dire anni. Se invece decidiamo che lo vogliamo scaldare, se lo scaldiamo eccessivamente, è quello che purtroppo l'industria normalmente fa, se lo scaldiamo tanto, a questo punto il miele diventa liquido, ritorna liquido, perché magari scaldiamo i mieli, sono già cristallizzati, ritorna liquido, e a quel punto questo miele rimane liquido, perché abbiamo rotto i legami molecolari degli zuccheri che sono nel miele, e quindi rimane sempre liquido. Ma non è che questo è un pregio, è una comodità, ma non è un pregio, perché scaldandolo così tanto il miele perde tutti i profumi, e quindi non c'è più il miele di agrumi, il miele di eucalipto, il miele di castagno, viene tutto miscelato in un unico sapore di miele generico, e perde anche dei valori nutritivi che il miele stesso ha dentro, perché gli hanno dato le api o perché ce l'ha messo dentro la natura. Ecco. L'unica cosa, la storia della scadenza, visto che questo miele è eterno, se fatto bene. Lo si mangia subito, Sì. Allora, la storia della scadenza, la legge prevede che ci deve essere una scadenza. In realtà l'apicoltore può decidere la scadenza. Noi abbiamo deciso 2 anni dal momento in cui lo impresentiamo, ma non è una scadenza, da consumarsi preferibilmente entro. Certo. Ma diversamente che altri prodotti alimentari, per cui un latte fresco, se viene mangiato dopo la scadenza, fa male. Certo. Cioè si rovina e fa male. Il miele, anche se viene mangiato dopo 5 anni, 6 anni, non farà mai male, semplicemente è meno buono. Il miele non diventa mai tossico, semplicemente è meno buono, per cui è meglio mangiarlo prima. Infatti noi non siamo obbligati, ma nei nostri vasetti mettiamo anche la data di produzione, cioè la data in cui viene smielato. In questa maniera il consumatore sa che se lo mangia presto, nell'anno in cui è stato prodotto, ha del miele molto fragrante e molto buono. Luca, ti ringrazio e ti saluto, ci sentiremo alla prossima ondata. Grazie. Bene, ringrazio io te, Gabriella. Ciao. Grazie, ciao.